Un salutissimo agli amici di Medico Snake. Allora, ragazzi, sì, location diversa, colori diversi, luci diverse, inquadratura diversa. Questo perché sono in trasferta fuori la sede dove lavoro solitamente. Ma al di là di questi piccoli particolari, allora, se vi ricordate, nel mio scorso video ho provato a legare quello che è il mondo della tecnologia a cubo di Rubik. In questo video voglio fare la stessa cosa, quindi tecnologia e cubo di Rubik vanno nuovamente ad unirsi in questo nuovo video. Quindi direi di non perdere altro tempo e di iniziare subito dopo la sigla. Allora, miei carissimi amici, in questo video cosa voglio fare? Voglio replicare quello che è l'utilizzo di uno stack mat che viene utilizzato nelle competizioni ufficiali in una forma più smart rispetto al solito. Allora, innanzitutto ci serve un dispositivo, che sia uno smartphone o che sia un tablet. Io vi consiglio vivamente l'utilizzo dei tablet, perché con esso riusciamo addirittura a replicare il movimento delle mani, ovvero quello di avviare e stoppare il timer. E poi ci serve anche l'applicazione in questione, che si chiama Twisty Timer, che purtroppo è disponibile solo per dispositivi Android. Quindi andare a Play Store, scaricare gratuitamente l'applicazione Twisty Timer e voilà, il gioco è fatto. Una volta scaricata possiamo già cominciare a configurarla, però ve la presento un pochino per chi non la conoscesse. Come potete vedere, l'applicazione è ben strutturata. Non appena viene avviata, sulla schermata principale possiamo subito vedere quello che è la parte del cronometro. Sulla parte superiore invece viene mostrata la selezione del tipo di puzzle che noi vogliamo utilizzare, da 2x2 a 7x7, ma sono presenti anche altri tipi di puzzle qualora voi ne aveste uno. Non appena abbiamo fatto la nostra selezione, nella parte più bassa, proprio a quella selezione, possiamo subito notare che viene automaticamente generato uno scramble che noi possiamo utilizzare oppure no. Mentre invece nella schermata bassa dell'applicazione ci vengono fornite alcune utili informazioni, come il tempo migliore, la media in corso e il conteggio delle somme che stiamo facendo in quella sessione di allenamento. Ok, questa era un po' la schermata principale dell'applicazione, perché non voglio soffermarmi più di tanto, ma voglio subito andare a quello che è il succo di questo video. Allora, innanzitutto rechiamoci al pannello delle impostazioni e cominciamo subito ad attivare alcune funzioni. Allora, il pannello delle impostazioni lo possiamo attivare in due modi: o attraverso il pulsante presente sulla parte alta a sinistra, oppure con uno slide da sinistra verso destra. E una volta che siamo dentro, basta andare nelle impostazioni ed andare alla voce comportamento timer, e qui dobbiamo attivare due funzioni, ovvero una delle prime è inserimento manuale. Cos'è questo inserimento manuale? Allora, questo inserimento manuale, nel momento in cui noi lo attiviamo, ci consente di inserire manualmente un tempo che noi magari abbiamo appuntato sul cartaceo, in modo da poter calcolare quella che è stata una nostra scorsa media. Quindi devo dire che è una funzione che a me alcune volte è tornata utile quando avevo lo StackMat. Beh, la buon'anima di quello StackMat, ma vabbè, per adesso mi arrangerò in questo modo. Allora, al di là di questo, beh, devo dire che è una funzione molto molto utile. Un'altra funzione da attivare si trova sempre nelle impostazioni comportamento timer, e qui dobbiamo attivare la seconda voce, segnale d'inizio. Cos'è questo segnale d'inizio? Allora, segnale d'inizio ci consente di farci avvisare dal timer nel momento in cui noi siamo pronti. Il timer cambia colore e ci avvisa, dice: guarda, io ho cambiato colore, sono pronto a partire quando vuoi rilascia le mani dal dispositivo. E come potete vedere ci fa partire. Non appena abbiamo finito la nostra solve in corso, possiamo agire allo stesso modo come agiamo proprio su uno stack mat vero e proprio, quindi lanciare il cubo sulla superficie e bloccare il timer, e voilà, in questo modo abbiamo replicato l'utilizzo di uno stack mat in versione un pochino più smart rispetto a quella che si vede. Ma ci sono anche tante altre funzioni di cui non sto qui a dirvi, ma me ne faccio attivare qualcun'altra perché torna veramente molto molto utile. Allora, un'altra funzione molto utile rispetto a tutte quelle che ci sono si trova sempre nel pannello delle impostazioni, però questa volta alla voce lista. Lì possiamo attivare il pulsante mostra il bottone pulisci. Una volta che abbiamo attivato quella voce, nella scheda
schermata della lista dove sono mostrati tutti i tempi che noi abbiamo fatto, in un solo colpo possiamo cancellare tutte le solve che noi abbiamo fatto, ovvero andare a cancellare tutti i tempi memorizzati dall'applicazione. Perché dovete sapere che l'applicazione, una volta che siete usciti, non cancella i tempi come qualche altra applicazione concorrente, ma li mantiene in memoria. Quindi noi possiamo scegliere sia di cancellarle tutte insieme oppure cancellarle una per volta e andare a cancellare quelle là che a noi interessano di meno e conservare addirittura uno scramble. Però devo dire che questa applicazione, beh, un pochino mi ha fatto arrabbiare, perché nel momento in cui facevo partire il timer, beh, ci stava una pecca, che se casualmente facevo uno slide da destra verso sinistra si bloccava il timer in corso e passava alla schermata della lista di tutti i tempi che io avevo fatto, e lì, beh, un pochino mi sono arrabbiato. Però navigando nel menu ho scoperto che posso disattivare questa voce. Quindi al menu delle impostazioni, alla voce generale, troviamo attiva la voce abilità scorrimento tra le schermate. Questa qui la dobbiamo disattivare, in modo che se noi abbiamo il timer e casualmente noi dovessimo fare uno slide da destra verso sinistra, non si attiva nessun tipo di schermata e il timer continua comunque a lavorare. Allora ragazzi, beh, devo dire che questo video ci stavo lavorando da un pochino, perché volevo portarlo già molto tempo fa. Però devo dire che ultimamente, beh, vista la situazione di quarantena che stiamo vivendo, mi sono messo lì e l'ho studiato un pochino. Quindi devo dire che a me torna molto utile, non avendo uno stack, ma tu perlomeno ce l'avevo. Ed è un'applicazione che, beh, io la trovo veramente fantastica, soprattutto se la utilizziamo su di un tablet, perché possiamo replicare, come detto all'inizio di questo video, l'utilizzo delle due mani per avviare o stoppare il timer. Quindi, beh, che dirvi. Se volete scaricare anche voi l'applicazione, qua in basso nella descrizione trovate il link diretto per scaricarla. Adesso, come sempre, beh, aspetto di sapere la vostra qua in basso nei commenti, e fatemi sapere se anche voi utilizzavate un'applicazione del genere, o perlomeno se stavate cercando un'applicazione che andasse a replicare in qualche modo l'utilizzo di uno StackMat. Quindi ragazzi, insomma, fatemi sapere la vostra qua in basso nei commenti. E questo video, qualora vi fosse piaciuto, sono partite le animazioni, vi ricordano di lasciare un bel pollicione in su se vi è piaciuto, e vi ricordano anche, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale, perché è molto importante, pian piano stiamo crescendo, ed attivare la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita. Ma soprattutto condividere questi video, perché aiutano moltissimo il canale. Ma sono presente anche su Instagram, tanto ormai lo sapete, abbiamo superato anche il 12.500 follower. Beh, che dirvi, grazie a tutti ragazzi, e vi raccomando, seguitemi anche su Instagram, perché anche lì è molto importante, magari sto in più a stretto contatto con tutti voi, o perlomeno con tutti quelli che mi scrivono abitualmente quasi ogni giorno. E che dirvi ragazzi, questo video io lo finisco qua, vado a farmi una sessione di allenamento, mi munisco di magari uno smartphone, un tablet, e vado a replicare anche io l'utilizzo di questo StackMat, anche se già l'ho fatto ed è molto comodo. Quindi ragazzi, beh, io vi saluto e ci vediamo sicuramente qui domenica mattina con un nuovo video. Ciao.